grazie ovviamente dell'invito, ovviamente della, di aver costruito questa due giorni, di continuare insomma a intessere movimento e a, in modo intelligente, a provare a costruirne le prospettive. Io parlo a nome di un laboratorio, quindi già in sé diciamo una rete, come si diceva prima, insomma, è un tentativo di mettere in connessione varie realtà su una riflessione molto precisa, che è quella che viene dalla, diciamo, dalla trasformazione che ha operato l'ingresso della precarietà nelle nostre vite. La precarietà che ovviamente abbiamo definito ormai da anni non più solo lavorativa, ma una precarietà esistenziale, quindi che in qualche modo fa riferimento a quel diritto al futuro di cui insomma stiamo parlando. Una precarietà che però negli ultimi anni ha conosciuto appunto un'accelerazione. Questo percorso dello sciopero sociale nasce per riunire una serie di realtà di movimento e di sindacalismo di base contro l'approvazione del Jobs Act, cioè quella parte della politica del governo di Renzi, della politica neoliberista, insomma, che sta dominando con il suo 40% lo scenario politico del nostro paese, perché poi quando ragioniamo di movimenti non possiamo ragionare di farsi controparti, una controparte che sta andando avanti a ritmi molto serrati da questo punto di vista. E quindi nel progetto di trasformazione renziana, oltre alla buona scuola di cui appunto si è parlato, oltre allo sblocca Italia di cui appunto si è parlato, c'è questo asse fondamentale che è stato il Jobs Act, e Jobs Act che poi insomma ha avuto anche quei sviluppi con i decreti attuativi e con tutti i processi di liberalizzazione del mercato del lavoro, laddove ancora erano rimasti insomma degli argini e delle tutele, ma anche di nuove forme, cioè quando penso alle forme di connessione, per esempio, da una parte si aprono gli investimenti dei capitalisti sullo sfruttamento dell'ambiente, delle trivelle e quant'altro, e dall'altra si regalano fondi ai capitalisti per la decontribuzione totale, cioè che assume oggi un lavoratore a costo zero, a parte quello che gli dai materialmente in busta paga, anche laddove quel lavoro non è sicuramente un bene comune, cioè un lavoro che comunque è precario, che comunque è a tempo, di cui nessuno controlla che effettivamente poi quei soldi siano andati a costruire una ricchezza e un futuro. E lo dico da una che è stata contrattualizzata con un contratto a tutele crescenti, e dopodiché, dopo 10 anni di collaborazioni, di contratti a tempo determinato, la mia vita di sicuro non è cambiata con il contratto a tutele crescenti, cioè rimane in quel cambio insomma di precarietà. Quindi diciamo appunto una coalizione, un laboratorio dello sciopero sociale che è nato un anno fa per contrastare l'approvazione del Jobs Act, e che è nato partendo da quegli interrogativi su cui appunto i movimenti si stavano interrogando, quindi la capacità di essere un po' più largo, più estensivo, più espansivo dei recinti di movimento in cui siamo tutti nati, cresciuti, orgogliosi di essere nati, ma che evidentemente devono riuscire ad avere una capacità appunto espansiva. E su quello immediatamente abbiamo giocato per esempio una partita sui social network, e c'è stata questa invenzione che è stata molto significativa, che è stata quella degli strikers, quindi delle icone che ognuno ha potuto personalizzare graficamente sui social network, quindi Twitter, Facebook e quant'altro, ma anche vari blog eccetera, so che anche l'acqua ha uno striker ad hoc, in cui una striker in cui comunque appunto ognuno poteva prendere parola e spiegare perché a suo modo, no? Come si fa sui social network, con piccoli concetti e piccole frasi, ma in modo che questa cosa è diventata davvero virale. Quindi nei giorni dello sciopero sociale, che è stato poi convocato l'anno scorso, il 14 novembre, migliaia e migliaia di persone sono intervenute in un dibattito pubblico contro il Jobs Act. L'hanno fatto appunto le maestre, l'hanno fatto i lavoratori autonomi, l'hanno fatto gli studenti, insomma una miriade di soggetti hanno potuto, gli antifascisti si sono diventati loro striker, insomma una miriade di componenti hanno potuto parlare così a tutti gli altri. In quella giornata, quindi quella del 14 novembre dell'anno scorso, quindi sto parlando di un movimento che è
ha una vita molto breve, cioè è nata fondamentalmente a settembre dell'anno scorso e ha avuto questo suo primo exploit il 14 novembre con un primo sciopero sociale che ha avuto la fortunata coincidenza, ovviamente non casuale, ma di incontrare le mobilitazioni contro la buona scuola, che in quel momento erano molto forti, di incontrare appunto una voglia di opporsi a Giozzatte e al governo Renzi, che in quel momento era proprio nel suo massimo exploit, ed è stata una mobilitazione molto efficace che si è riprodotta in tante città d'Italia. Poi ovviamente Giozzatte è passato, perché i movimenti si scontrano anche con questo, si scontrano con la durezza di una controparte che non accetta forme di opposizione, men che mai di mediazione con le istanze della realtà sociale. Sicuramente è passata solo quella parte appunto di liberalizzazione, non è assolutamente passata quella parte che pure veniva propagandata, quindi l'estensione degli ammortizzatori sociali. Se qualcuno è collaboratore al progetto o lo è stato, adesso sono state abolite, sa bene che il DSCOL, cioè il nuovo ammortizzatore sociale per i collaboratori al progetto, di cui tanto si è parlato, è bloccato, non arrivano i finanziamenti. Così come l'ASDI, che era il nuovo ammortizzatore sociale presente nella riforma del Jobs Act, non è mai stato attivato, non è mai partito, mai sono partiti gli ammortizzatori sociali per i lavoratori autonomi, cosa che pure era stata detta, e quindi per capirci sul fatto che il governo è operativo sulle cose che interessa a loro. Poi c'è sempre una politica dei due tempi, per cui quello che poi interessa ai lavoratori non arriva mai. Diciamo che adesso, come professore dello sciopero sociale, stiamo ragionando appunto sulla capacità di sedimentazione e di estensione, che è quello che un po' si diceva prima, cioè i tempi del sociale. A volte è facile contro una grande data, contro un grande evento, diciamo, coalizzare una grande mobilitazione. Più difficile è costruire quella cultura dell'alternativa, quella rete vera che non è di scopo ma è fatta di condivisioni, eccetera, e nel fare, come appunto bene si diceva prima. E quindi diciamo, l'ultimo side meeting che si è tenuto a Bologna è stato molto operativo in questo senso, nel senso di costruire degli strumenti che uniscano le capacità conflittuali e le capacità mutualistiche. Sicuramente gli esempi che faceva Roberto, ma tanti altri, perché il mutualismo è una scommessa di alternativa, soprattutto dentro la miseria del presente, per cui a parte il 40% di disoccupazione giovanile, a parte l'emigrazione forzata, noi dobbiamo darci la possibilità di costruire un futuro diverso da quello di precarietà e di devastazione e saccheggio dal punto di vista ambientale e sociale, e ce la dobbiamo dare a partire da oggi. Non possiamo aspettare che in qualche modo si creino delle condizioni con l'1%, lo 0,8, l'1,2 di crescita, perché non è questo che cambierà radicalmente la nostra esistenza. Quindi costruire e organizzare forme di mutualismo a partire da cose più semplici, come possono essere gli sportelli, penso al fatto che nella nostra micro realtà romana, come sciopero sociale, sicuramente adesso ci siamo aperti e saranno fatti insieme gli sportelli anche contro gli stacchi, a significare che c'è una connessione materiale, appunto, no? Visto che dobbiamo trovare le connessioni nel fare. E così come appunto sul terreno dell'unione delle lotte, penso a quanto possa essere importante costruire un piano, almeno a livello cittadino, chi è venuto insomma dal resto d'Italia, eccetera. Però per esempio Roma vive una sorta di anno zero, cioè c'è una sorta di economia delle macerie da cui ripartire, perché Mafia Capitale non era un'eccezione, Mafia Capitale era il sistema, e migliaia di lavoratori, per esempio la Coop di Buzzi, la cooperativa 29 giugno, che sta a Pietralata dove lavoro io, quella c'ha 3.500 addetti e continua a vincere bandi, come è giusto e normale che sia, perché non è che puoi prendere e mandare avanti e mandare a casa 3.500 persone e tagliare tutti i servizi che erano stati offerti. Ma è chiaro che non si può andare avanti a colpi di magistratura, che se bisogna ripensare i servizi pubblici bisogna farlo a partire dalle esperienze di lotta che lavoratori e lavoratrici riescono a mettere in campo insieme a cittadini, come ad esempio Virtuoso che proponeva prima, che ci parlava della campagna contro la buona scuola. Se noi non riusciamo a partire dalle lotte a immaginare come quel servizio effettivamente sia pubblico, e lo dico un po' nell'ottica
di Repubblica, cioè di quel ragionamento che voi come Movimento dell'Acqua ci avete insegnato, cioè nel pubblico, nel privato, comune, cioè non si può continuare in una estrema difesa di un pubblico che non si sa più da che parte tirare, bisogna ripubblicizzare a partire da chi ci lavora dentro i servizi e da chi quei servizi in qualche modo ci fruisce. Chiudo ovviamente dicendo che il percorso dello sciopero sociale appunto è un percorso che nella frammentazione di date di quest'autunno sicuramente non produrrà un ulteriore tentativo di sciopero sociale come quello che c'è stato l'anno scorso. Non abbiamo trovato connessioni e coalizioni in grado appunto di garantire uno spazio comune attraversabile che evidenziasse per esempio una giusta e degna opposizione all'ennesima manovra finanziaria che è espansiva, sì, ma sempre per gli altri, quelli a cui taglia l'IRAP, la DASI per i castelli e quant'altro, non per tutti gli altri. E, dopodiché appunto continua in un percorso carsico che è fatto sui territori, però di apertura vera, reale sulle connessioni, delle battaglie per esempio in città, una città come Roma, appunto sui servizi, sulle privatizzazioni, sulle esternalizzazioni, e quindi insomma lo sciopero sociale vuole essere uno strumento di lotta anche sia sull'esterno, insomma dal soggetto strettamente lavoratore anche alla cittadinanza, insomma in senso più estensivo, ed è uno strumento che ovviamente non ci appartiene, uno strumento che mettiamo a disposizione di tutti, è uno strumento di conflitto e mutualismo a cui speriamo di poterci incontrare.